Gregoretti e benvenuti sul mio canale. Oggi siamo qui su Brookhaven con mio cugino perché, come sapete, è uscito un nuovissimo aggiornamento e oggi voi andrete a vederlo qui insieme a noi. Ma nel frattempo io vi saluto, vi ringrazio tantissimo per gli iscritti e anche il supporto al canale. E adesso andiamo subito a vedere la nostra nuovissima casa su Brookhaven. Intanto c'era anche mio cugino che ballava, era piuttosto cattivo da parte mia, però dato che è mio cugino non si dovrebbe essere offeso. Quindi adesso mettiamo questa casetta. Non è proprio una casa, ma si chiama soprattutto Hackerset, perché questa non è proprio una casa, però non è neanche finita di costruire, quindi è piuttosto un posto abbandonato. Se vedete qui, ragazzi, non c'è proprio niente. Massimo, ci sono solo due lampioni, un cartello, dei mattoni, cioè qualcosa così. Però, se voi non lo sapevate, qui, poi lì potevamo anche scrivere, tipo con questo cartello. Adesso mettiamo, io sono... Somo. Sono... Non so neanche scrivere il mio nome tra poco. Bunker. No, togliamo il bunker. Io sono Chloe. Ecco qua, guardate che bella scritta. Ma adesso, qui, se non lo sapevate, c'è un bellissimo passaggio segreto che magari qualcuno non avrebbe notato questa parte. Non ha notato questa parte. Quindi adesso, se noi scendiamo, abbiamo questa bellissima parte. Ovviamente potrebbe sembrare piuttosto abbandonata, infatti qui abbiamo anche un bellissimo... Mi sono un po' bloccata, però qui abbiamo un piccolo garage che, se noi lo alziamo, si alza tipo tutto il pavimento. E qui abbiamo anche il pulsante. Quindi adesso, per tipo far finta... Ciao! Ok, adesso salutiamo. Cioè, Sari e The Real Ayan YT. Si chiama Ayan, chiamiamolo così. Prendiamo questo bellissimo van. Bene, adesso che questi cloetti sono saliti, andiamo di sotto a rapirli. Adesso che li abbiamo rapiti grazie a delle caramelle gratis, adesso che siamo qui nel nostro bunker segreto, andiamo a portarli nel nostro covo segreto. Quindi basta solo andare da questa parte e portarli di sotto. Adesso che siamo tutti scesi, basta andare da quella parte e inizieremo il nostro tour per il nostro viaggio segreto. Quindi adesso entriamo e guardate tutta questa parte. Cioè, magari avere un covo così nella vita reale, perché sarebbe proprio bellissimo. E poi qui abbiamo anche una macchinetta per la Coca-Cola. Glu 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 glu. Oh yeah. Ok, quindi adesso andiamo a vedere il resto. Qui abbiamo un sacco di cose, tipo per avere la tecnologia, tantissimi, un altro letto e un piccolo divanetto come da quella parte, penso. Sì, perché non lo vedevo. Poi c'è troppa luce rossa, tra poco divento pure daltonica, luce verde. E poi qui abbiamo una mappa di tutti gli stati, continenti del mondo. Però non c'è scritto niente, ma qui vedo che c'è una piccola isola, cioè le Filippine. Ovviamente qui dobbiamo subito controllare se c'è qualcosa che noi possiamo cliccare, perché così vediamo se c'è qualche segreto in corso. Però noi qui nel bagno abbiamo un normalissimo bagno, ma qui abbiamo un pulsantino che però non riesco a cliccare, non posso cliccare. Però qui non riesco proprio a cliccarlo, però so che c'è una bellissima porta segreta. Quindi adesso andiamo subito a vedere cosa c'è dietro a quella porta misteriosa. Andiamo subito. Wow. È tipo un altro covo segreto super stra segreto. Oh, non so come ho spento le luci, ho cliccato tutto a caso, però non riesco a cliccare assolutamente niente. Quindi adesso andiamo a vedere se c'è qualcosa per entrare dentro a questo covo segreto, perché vedo che non c'è proprio niente dove possiamo entrare, perché quel pulsante a quanto pare non funziona. Non lo so, ragazzi, come possiamo entrare, sinceramente. Però come possiamo entrare se non possiamo cliccare questo bottone? Vediamolo
prendiamo il sacco a pelo, perché è l'unico strumento che possiamo usare. Oddio, no, no, e dai. Quindi, dato che qui non possiamo entrare, quindi a quanto pare dobbiamo trovare una chiave che ci farà entrare dentro a quella porta segreta. Però non sappiamo cioè non sappiamo se è proprio una chiave, sinceramente. Però scopriremo che cosa. Aspettate. Oh! 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 Siamo i primi ad aver trovato la chiave, secondo me, in questo aggiornamento. Però prima dobbiamo provare se questa chiave funziona, quindi. Oh! No, non ci posso credere. Sul serio? Abbiamo trovato la chiave. Oddio! Non ci posso credere, ragazzi. Abbiamo trovato la chiave! Ok, allora. Poi qui c'è l'interruttore che avevo cliccato prima per spegnere le luci. Diventa tutto bianco e nero. Interesting. Ok, vediamo se qui riusciamo a cliccare qualcosa che ci aiuterà a scoprire un segreto di questo covo super strano, misterioso. Vabbè, poi vedremo. Eccoci. Vedete? Oh, li ho bloccati là dentro. Quindi a quanto pare noi siamo i primi ad aver trovato la nostra chiave magica che ci aiuterà ad entrare dentro a quella porta segreta al bagno. Quindi ragazzi, siamo bravissimi ad aver trovato questa bellissima chiave. È come queste due però, un po' più diversa, va? Però sicuramente questa chiave servirà a qualcos'altro, non soltanto a quella porta del bagno. Però se noi facciamo questa cosa, andiamo a vedere attraverso i muri che cosa succede, che cosa c'è di interessante attraverso a queste cose. Oh. Oh. Questo è sicuramente qualcosa. Ragazzi! Sembra una specie di labirinto, però non si sa come entrare, perché ci sono un bel po' di scale, ci sono un bel po' di strade dove andare. Allora, roba verde è tipo il muro che ci conduce qui. Quindi, praticamente, qui potremmo trovare un altro segreto. Però quale segreto? Perché ci sono delle scale che conducono a delle parti. Quindi, praticamente, dovrebbe esserci la cassaforte da qualche parte. Oh! What? Oh, ragazzi, mio cugino è un genio. È un genio. Ma ci sono tantissime entrate. Quindi potrebbe essercene anche una qui. Oh, no, vabbè. Ci sono un sacco di entrate, raga. Facciamo un piccolo zoom perché. Chi è questo? Ah! Ho fatto il giro tondo! Aspettate, dovrebbe esserci. Oh! C'è un'altra entrata! Oddio, ma ci sono tantissime entrate! Ma da dove arriva questo adesso? Un'altra entrata qui, no, vabbè! Ci sono tantissime entrate! Quindi è probabile che la cassaforte sia. In questa specie di labirinto, chiamiamolo, ok? Perché in teoria dovrebbe esserci qualcosa se c'è questa parte. È una specie di corridoio della backroom, sinceramente, però è anche un labirinto. Aspettate che prendo una torcia, perché è un po' buio qua dentro, ok? Prendiamo questa. Ok, vediamo un pochino. Deve esserci sicuramente qualcosa. Ma siamo sicuri che non sto solo tanto facendo giro tondo? Un'altra entrata da qui? No, vabbè! Ok, ok. Questa è la stanza blu. Quella del bagno, penso.
Là dentro c'è qualcosa. Sì, però già è un labirinto, non troveremo mai quello che stiamo cercando. Cioè, la nostra cassaforte. Qui, ci sono già andata. Questa è tipo la quinta volta, penso. Qua dentro. Wow! Aspetta. Andiamo subito da questa parte a vedere. Ok, qui. E poi... cos'è che avrebbe dovuto fare mio cugino? Aspettate. Qui c'è un sacco a pelo. Un sacco a pelo. C'è una persona dentro, quindi in teoria non posso entrarci. Aspettate. Non riesco a capire. Allora, qui abbiamo mio cugino e Sari. Allora, poi vanno avanti. Ho sentito un'esplosione. Mio cugino mi ha derubato? Ma come si permette? No, quando lo trovo gli sparo. Però devo prima capire dove sono, perché sinceramente non ho ancora capito come hanno fatto ad entrare là dentro. Ok, sono qui. Qui sopra. Ok. C'è una piccola luce qua. Li ho trovati! È però incastrato. È incastrato. Ok, allora. Quindi devo mettere il sacco a pelo qua dietro. Caput. E io in teoria dovrei oltrepassare qui. Aiuto! No, non ti aiuto. Teoricamente dovrei mettere il sacco a pelo così. Ed entrare. Ragazzi, ce l'ho fatta! Ok, ce l'ho fatta, ragazzi. Cioè, in pratica devi entrare obbligatoriamente con il sacco a pelo, perché non c'è nessuna via in cui te puoi entrare per prendere la cassaforte di qualcuno. Però, giustamente, non so come uscirne. Quindi io mi teletrasporto fuori e vedrò dov'è mio cugino, perché praticamente si era tipo bloccato. Comunque, ragazzi, spero che questo video sia piaciuto. Ovviamente io saluto Ayane e Sari e li ringrazio anche per essersi uniti qui con me. E non vi dimenticate di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, attingere 3 like a questo video. Ovviamente continuate a resistere fino alla fine dell'anno scolastico, che mancano solo 58 giorni. Quindi noi ci vediamo alla prossima con una nuovissima avventura. Ciao!